come and get it. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Stoggi siamo su Assassin's Creed Unity in compagnia di un mio amico Gianmarco. Sempre io, ciao ciao. E della Chiara. Ciao. Allora, dobbiamo iniziare il capitolo La tragedia di Jacques de Molard. Ok. Iniziamo. Oddio. Boh. L'esperienza di Assassin's Creed che ho avuto mi fa sembrare questo gioco tutto diverso davvero, perché comunque sono rimasto stupito quando prima nella schermata iniziale ho visto tutti i capitoli possibili, quindi penso che lo comprerò. Comunque se sentite delle voci sono i nostri parents, sì, che parlano. Comunque che storie amici, davvero mi piace. Ok, allora grafica molto bella, a parte i capelli del tipo. Devo vedere il gran maestro. Sta pregando, come tutti. Un altro giorno, forse. Ok. Re Filippo dissente. Tu, cane. Ok. Gli dà del cane. Gli dà del cane, eccoli qua. Adesso succede l'inferno, osti. Poverino. Osti, entrano tutti, poveretti. La città assediata. E scommetto che adesso arriva un assassino dal nulla. Eccolo, Jacques. Siamo bravi. Spada in pugno, amici. Andiamo, Templari. Templari. Ho un altro compito per te. Seguimi. Ok, io sono questo qua. E devi seguire il signor Jacques. Jacques. Qualcun altro è A, B, X. Credevo che i Khan Mongoli li avessero sconfitti da tempo. Ok. Cioè uno urla anche quando parla piano. L'anarchia è peggio della peste. Stanotte avremo la presa. Sì, diciamo che penso che abbia gli stessi comandi degli altri Assassin's Creed, molto probabilmente. Credo di sì. Gran maestro, ok. Frecce infuocate da tutte le parti. Ok, credo che potresti premere X. Come sempre nella prima missione fa il solito casino omicida. Oh merda. Oh. Osti, minchia che colpo. Vai 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 ad aiutare. Aiuta i tuoi amici cani. Aiuto i miei amici templari. Minchia che colpi che li dà. Corriamo noi, che se ne frega. Sì, infatti lasciamoli a morire. Tenete il punto su. Dovrò cambiare percorso. Vai, arrampicati. Vai, allora, vai, vai. Aspetta. Vai, corri, bacca. Fai la corsa acrobatica, vai. Qua c'è. Vai. Com'è che faccio adesso? E devi entrare. Ok. Allora, entro di qua. No, bacca, devi andare a destra. No, no. Sì, salì le scale. Ok, ci siamo forse. Sì, io prima volevo andare di qua. Ah. E hai preso l'altra strada. Ok. Ok. E ora devi fare la... cioè, quello che hai fatto fino a... ah, 2 secondi fa, ecco infatti. Bene, vai su, vai su. Una bestia sto qua, c'ha al posto delle dita, c'ha... c'ha i denti, c'ha. Ok, no, non di qua, bacca, bacca. No, no, si deve lanciare. No, devi andare di qua. Devi entrare e scendere. Via, occhio. Non devo andare giù? Sì, devi andare giù, sei giusto. Poverino. La torre. Eccolo. Ecco, inseguilo, vai, RT, solo RT.
Tu premi RT, qua il salto. Vai, 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 vai. Minchia, quello lì corre come un animale. Vai, corri, 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 corri. Come faccio a saltare? Vabbè, fra poco lo prende. Però non ti fermare in questi ostacoli qua, te. Nel fuoco. Vai, vai dritto. Oh merda. Va bene. Eccolo. Questo qua sì che... Colpisci, vai. Com'è che facevo? Ah, con X. Tronzo. Vai. Vai, che l'ho ucciso. Merda. Premi B quando ti attacca. Merda. Così. No, corri, sta scappando. Merda. Cos'è che mi ha lanciato? Vai, vai, che si è fermato. Vai. Continua ad attaccarlo, così non gli dai il tempo di... Ok, bravo. Minchia, ma che spada. Guarda adesso. Wow. Grande. L'ha fatto fuori. Wow. Per me i comandi sono un po' difficili. Perché io non l'hai mai giocato ad Assassin's Creed. Infatti, facile che... Quindi, cioè... Sono un po' difficili. Io sono abituato a GTA. GTA è molto più facile. Piccolo starnuto. Qua i due bambini con i pisellini fuori. No, è coperto. Rimette, ecco, la il solito trucco di Assassin's Creed che conosce solo lui. E basta. Tutto qui. No, Jax. 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 Adesso vai. Oh merda. Stronzo. Beh, mi sembra corretto. Di solito i templari sono sempre stati uccisi dagli assassini. Sì. Alla fine così. No, è andato a prendere il libro. E la spada. E la spada. 7 anni dopo. La storia si fa intrigante. Sempre di sette più. 7 anni dopo. È a rogo. Qua mi sa che bruciano, sì, qualcuno. Jacques. No. Sì, sì, Jacques. Jacques. Eccolo lì. Poverino. Clemente. Adesso gli lancia la maledizione. Crimini davanti a Dio. A Re Filippo. Re Filippo. Non esiste punizione commensurata al male che hai causato. Ti maledico. Inchia, comunque la grafica è fantastica. Sì. Per 13 generazioni. C'è di tale. Tu sia dannato. Cioè, va agli occhi. Madonna. Eccoli lì. Le due torce umane, i fantastici quattro. Della vera saggezza. Comunque lì ha lanciato la maledizione. Ordine, pace e conoscenza. Ecco, la vera giustizia medievale dove l'avevamo lasciata. Sì, mandiamo uno sniffer. Che? Se l'abstergo ci becca, aiutami. Qua? Ecco. Ah, ma qua siamo nel presente. Si ritorna al presente, se non futuro. Quindi, sono vescovo, non è il mio vero nome, oh? Mi confonde Assassin's Creed quando fa questi salti. Sì. L'abstergo ti sta usando. Ti spreme in... Dal 1314 o 7, non mi ricordo, al 2000 e passa. Wow. E dopo ritorna al 1307. Se questo non ti spaventa, ti sbagli. No, ritorna la rivoluzione francese dopo. Ah, la prossima missione. Allora. La sequenza genica. AD16, B13. Va bene. 87. Comunque devo dire che se non riusciranno a fare bene la storia intrecciata, non verrà bene, non verrà su un bel gioco. Però spero di sì, dai, le premesse sono buone.
Però Ezio Auditore rimane insieme ad Altair. Deciderai tu stesso cosa vuoi fare. I signori Assassin. Mister Assassin. Bene. Allora. Salvataggi in corso. Allora. I capitoli durano tanto, no? Cioè, non credo che è già finito il primo capitolo, sennò... Non so. Forse il primo, perché comunque sarebbe un prologo. Introduzione. Sì, cioè. Un'introduzione. Penso che gli altri durino di più. Molto. Non troppo, però di più. Ecco, qua ritorniamo in Francia. Ecco, Versailles. 1700. Prima 1300, poi 2000 e non so, sarà stato... 2020 per dire. Adesso 1007. Arno. Questo qua è Arno, il protagonista, il bambino. Posso venire, padre? Questo qua è papà. Forza. Forza, figliolo. Tu resta qui ad aspettarmi. Io tornerò. La lancetta sarà in cima. Poverino. Mi fa tristezza. Non è affatto vero. E quando torno vedrai che fuochi. Mi sa che lo uccidono. Di solito. Arno. Niente esplorazione. Arno? Si chiama come un fiume questo bambino. Sì, Arno. Il piccolo Arno. Scorre tra i palazzi. Vabbè, la prima missione mi sa che l'abbiamo fatta. Cioè, l'introduzione. Sì, penso di sì. E adesso come al solito il bambino scappa. Guarda. In giro. La bambina. È sempre le donne. Le donne. Vai dove ti porta il cuore. No. Andremo dalla bambina nel prossimo episodio. Quindi, se questo episodio... ci può aspettare lì la bambina, la salutiamo. Ciao. Ciao. Quindi, se questo episodio vi è piaciuto... lasciate tanti like, 20 like, e io continuo la serie su Assassin's Creed Unity. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale.